Fondi periferie congelate, martedì a Venezia, l'assemblea dei sindaci di comuni capoluogo. Un'altra giovane vittima della strada resana si stringe attorno alla famiglia del 19enne che ha perso la vita a Trebaseleghe. Comunità ancora sconvolta per la 39enne morta dopo aver dato alla luce due gemellini lunedì, i negozianti osserveranno il lutto cittadino. Viaggio nella memoria della Grande Guerra, oggi la vita di trincea attraverso un oggetto ricavato dalle munizioni. Telespettatori di Rete Veneta, ben trovati all'appuntamento con l'informazione cronaca da Treviso e provincia. In apertura lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo dell'assemblea prevista per il giorno prima di Ferragosto a Venezia per fare il punto sul decreto periferie che ha di fatto lasciato a secco i municipi dei capoluoghi di provincia. Tagli del mille proroghe, i sindaci fanno fronte comune contro il congelamento dei fondi per le periferie, anche se all'interno proprio di quel fronte convivono posizioni più o meno dure nei confronti del governo, che emergeranno nel corso dell'incontro convocato a Venezia da Luigi Brugnaro. Martedì ci incontriamo con gli altri sindaci di capoluogo semplicemente per portare al tavolo tutte le nostre progettualità, per far capire al governo che comunque, indipendentemente dalle scelte politiche fatte dalle amministrazioni, i progetti sono seri e sono validi, a differenza di altre realtà del nostro territorio nazionale che magari sono discutibili. Quindi chiederemo in modo civile e in modo responsabile di affrontare il tema in base alle progettualità e quindi di sbloccare questi fondi e trovare delle soluzioni alternative. Il leghista Conte metterà sul tavolo anche le rassicurazioni avute telefonicamente da Massimo Garavaglia. Il vice ministro mi ha rassicurato sul fatto che verranno sbloccati i fondi che di fatto sono dei comuni ma ad oggi sono bloccati, quindi i famosi avanzi di bilancio potranno essere spesi a partire dal 1 gennaio. Credo che questa sia un'iniziativa sicuramente positiva non solo per il comune di Treviso ma anche per tutti quei comuni minori del territorio che molte volte si trovano bloccati negli investimenti perché non hanno la possibilità di spendere gli avanzi di bilancio, quindi questo è positivo. Tra l'altro il vice ministro mi diceva che i fondi legati al bando periferie sono soltanto congelati e spostati fra 2 anni, ma stanno analizzando tutte quelle progettualità che soprattutto nelle regioni del sud sono molto ambigue e molto discutibili. Progetti finanziabili dunque a partire da gennaio con l'avanzo di bilancio. Nel frattempo, ribadisce il sindaco, si potrebbe approfittare dei prossimi mesi per rivedere priorità e modalità di intervento che non convincono la nuova amministrazione. C'è una pista ciclopedonale che sicuramente non è una delle priorità. Ci sono alcuni interventi legati ad alcuni impianti sportivi, non mi riferisco alle acquette ma altri parcheggi che secondo me possono essere rivisti e quei soldi essere destinati per esempio al rifacimento di marciapiedi piuttosto che alla manutenzione di strade, piuttosto che al completamento di alcune linee fognarie anche nei quartieri. Manifestazione oggi degli attivisti del collettivo ZTL dopo l'iniziativa di un consigliere comunale che ha suggerito una mozione per abrogare la legge Mancino. Torna a esporre per qualche istante sulla facciata laterale di Palazzo dei 300 l'invocazione Verità per Giulio Regeni, il centro sociale Django, in aperta contestazione con il comune di Treviso che ha deciso di rimuoverlo ufficialmente perché ormai mal ridotto, attirandosi con questo le ire delle forze politiche di opposizione e le critiche di Amnesty International. Django, che fa intervenire sul caso del giovane studioso italiano ucciso in Egitto, un attivista che si occupa proprio di queste tematiche. Sono ricercatore per l'Università di Warwick in Scienze Politiche, mi occupo di sindacati in Tunisia e in Marocco e sono anche un militante del Django quando sono in Italia. Questa iniziativa per dire cosa? Ma è per esprimere il nostro dissenso rispetto alla decisione del sindaco di eliminare lo striscione Verità per Giulio Regeni che era stato affisso un paio d'anni fa, perché le scuse che ha accampato non ci hanno convinto, nel senso che lui ha detto io invece vorrò fare iniziative più efficaci, ma non si vede dove sia la contraddizione tra tenere lo striscione e al limite fare altre iniziative che teoricamente sarebbero benvenute, anche se a dire il vero la linea nazionale che gli ha dato il capo del suo partito è tutt'altra, nel senso che Salvini
Salvini ha già dichiarato che la questione Regeni è una questione personale della famiglia, che per il governo italiano quello che importa è mantenere le relazioni con la dittatura egiziana e che di conseguenza, come ha ribadito anche l'altro ieri nuovamente ad Al Jazeera, il governo italiano non ha dato segnali di impegno, anzi ha dato segnali di disimpegno. Palloncini rossi che volano verso il cielo, riproponendo la contestata scritta, senza paura di compiere un gesto che potrebbe essere interpretato come l'ennesima sfida nei confronti dell'amministrazione Conte, intenzionata, senza farne troppo mistero, a cacciare i ragazzi del centro sociale dall'ex caserma Piave. Il ruolo del centro sociale è proprio quello di fare iniziative come questa, di porre delle contraddizioni all'interno della città e di essere comunque una sponda democratica e di conflittualità nei confronti di un'amministrazione come questa che attacca da Giulio Regeni ai migranti, ai poveri. Quindi se queste dovessero essere pretesti per mandarci via, noi continueremo su questa linea. Dora Trebaseleghe a Resana, dove si piange la morte di un 19enne. Lo aspettavano in centro a Resana, la pizzeria Edomori, dove lavorava facendo le consegne per le 18.30, ma lì Michele Ranzato, 19 anni appena, non è mai arrivato. È lui la vittima dell'incidente che si è verificato ieri pomeriggio alle 17.30 in via Castellana, a Trebaseleghe, nell'Alta Padovana. La Volkswagen Golf, condotta da una donna di 32 anni, ha svoltato a sinistra nel parcheggio di un supermercato, tagliando di fatto la strada a Michele, che in sella al suo scooter proveniva dalla direzione opposta. In seguito all'impatto, il 19 è stato sbalzato sull'asfalto al centro della carreggiata, venendo travolto da una Mercedes condotta da un 66enne che sopraggiungeva in quell'istante. Malgrado i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto sul posto. Ex giocatore di basket della Virtus Resana, si era appena diplomato all'ITIS Pertini di Campo San Piero. Rispetto alla sua morte, sarà la procura di Padova ora ad accertare eventuali responsabilità. Michele lascia i genitori e un fratello. A Civadolmo ora con la tragedia che ha sconvolto tutti, la vicenda della 39enne morta dopo aver dato alla luce due gemellini. È una perdita molto grave, molto sentita da tutti e ci dispiace tantissimo perché logicamente per quello che rimane, perché poi pensi al marito, pensi ai bambini che non potranno mai più chiamare mamma. E alla famiglia di lei che è nel cuore di tutti. Un paese ed una comunità intera profondamente scossi dalla tragedia che ha colpito la famiglia di Maria Abuso, la donna morta mercoledì pochi giorni dopo aver dato alla luce due gemellini all'ospedale Caffoncello di Treviso. Qui a Cimadolmo, dove vive la famiglia Abuso, sono in molti a ricordare Maria, tra compaesani e negozianti non pochi i conoscenti e gli amici, che preferiscono rispettare in silenzio il dolore della famiglia, in attesa di lunedì pomeriggio, quando alle 15.30 nella chiesa di Cimadolmo la comunità darà l'ultimo saluto a Maria, stringendosi attorno alla famiglia, al marito Fabio Piovesan e ai due piccoli gemellini. Pressoché unanime intanto la risposta dei negozianti del paese all'invito di sospendere le attività, osservando il lutto cittadino proclamato per lunedì dal sindaco Giovanni Ministeri. Per rispetto di questa brutta tragedia che è successa, che ci ha toccato un po' tutta la comunità e tutta con noi, quindi rimarremo chiusi sicuramente per rispetto di tutto, soprattutto per lei che non c'è più, per il marito, per i bambini e per la famiglia. Viaggio nella memoria della Grande Guerra, oggi la vita di trincea attraverso un oggetto ricavato dalle munizioni. Oggi vi faccio vedere un bossolo, una cartuccia del modello 91, fucile che adoperavo i nostri tanti nell'ultima guerra. Ma che cosa di particolare? Ecco, anche questo è un oggetto che è stato fatto in trincea. Questo me l'ha portato mio nonno dalla guerra ed è un accendino utilizzato proprio da questa cartuccia del 91 e facevano un accendino, le sigarette. Un oggetto umile, di quell'umiltà di cui erano colme le nostre trincee durante gli anni tremendi della Grande Guerra. Un accendino, utile per pipe e sigarette nei giorni interminabili di attesa del nuovo assalto, quanto indispensabile per dare fuoco alle cariche esplosive nelle azioni di apertura tra i reticolati della terra di nessuno, o per accendere le lanterne che illuminavano la notte tra ricoveri e giacigli. Quello che stupisce è come delle mani ignote siano riuscite con pochissimi mezzi a trasformare questa cartuccia piegando il bossolo, tagliando e filettando il fondo. C'era la pieretta che andava qua, mettevano l'alcol dal fondo qua che si svita,
e con la pietra giravano questa ruota e prendeva fuoco. C'è da immaginare che in quella trincea ci fosse una piccola officina per la manutenzione delle armi e che con quel poco si sia riuscito a forare l'ogiva per far uscire lo stoppino, ma anche per fare dei fori non troppo grandi per dare modo all'alcol di umidire la canapa. Ma la vera opera d'arte sta nel meccanismo di accensione, con la rotella per il pietrino ricavata da una lima tonda da fucile tagliata a fettine sottilissime. E guardando insieme la cartuccia e l'accendino del 91 non si può non rimanere ammirati per il genio e l'abilità di quelle umili mani di un fante italiano. Fa pensare all'intelletto che avevano di trasformare in cose utili per non rendere quasi niente. Era l'ultimo servizio, grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente.